Ok, ciao a tutti. Questo che faremo oggi è invece la risoluzione di un'espressione molto semplice con l'elevamento a potenza di 3. Quindi avremo un parentesi, sesti meno 2 terzi più 5 mezzi, chiuso parentesi, alla terza. Cosa facciamo adesso? È chiaro che dovrò riaprire la parentesi, metto il 3 è uguale, in modo tale che ho la preparazione per queste tre, per queste tre frazioni. Adesso devo trovare un numero che sta bene con 6, 3 e 2, il famoso minimo comune multiplo. Quindi, avendo tre spazi da riempire, faccio una riga abbastanza lunga, perché qui ho più e qui ho meno, qui ho più. Se avessi avuto il per, chiaramente avrei dovuto fare la moltiplicazione e la scomposizione a x. Adesso, cosa metto sotto? Io dovrei calcolarlo e comunque per semplicità e praticità lo calcolo. Ho tre numeri, 6, 6, 3, 2. Il 3 e il 2 sono due numeri primi e quindi li lascio in quel modo, so che sono 3 e sono 2. E 2, va bene. Cosa metto qua? Intanto lo devo scomporre. So che i numeri primi sono questi, 2, 3, 5, 7, 11, 13, eccetera, eccetera. E cerco il numero primo che divide, il più piccolo che divide il 6. Qual è? È il 2, perché è pari a 2. Cosa porta qua? 3. Qual è l'altro numero primo che posso utilizzare? Subito è il 3. 3 e 1. Quindi 6 è 3 per 2. Li ho anche qua e quindi comunque utilizzo il 6 come denominatore. 6. 6, cosa faccio adesso al solito, no? Questo diviso questo per questo, meno e più, eccetera, eccetera. Intanto il meno e il più li metto perché qualche volta ci si sbaglia. Faccio 6 diviso 6 fa 1. 1 per 7, 7. 6 diviso 3 fa 2, 2 per 2, 4. 6 diviso 2 fa 3, 3 per 5, 5, 10, 15. Quindi qui abbiamo 15. Adesso cosa devo fare? Risolvere meno 7, scusa, più 7. Meno 4 più 15. Quanto porta? 7 meno 4. 7 meno 4 più 15. Ricorda sempre di portare la calcolatrice, eh? Fa 18. 18 sesti. 18 sesti alla terza. Occhio, perché io 18 sesti li posso semplificare. Con quale numero? Numeri primi sono questi, essendo pari entrambi con il 2. Oppure posso anche valutare il 6 sta nel 18, certo, 6, 12, 18. Quindi posso anche utilizzare direttamente il 6 in questo caso. Qui sarà 1 e qui sarà 3. Cosa porta questa? Porta 3 primi alla terza. Quindi 3 alla terza, perché 3 primi non li considero. Quanto
Quanto fa 3 alla terza? 3 per 3 per 3. Fa 3 per 3 per 3. Uguale 27. 27 è il nostro risultato. Cosa abbiamo fatto? Risolto una semplice espressione. Alla prossima.